Venditalia 2016 continua e continua con un altro volto non di certo nuovo per gli amici di VendingTV.it e VendingNews.it. Nicola Centra, direttore generale di Eurosnack, proprietaria del marchio Forno Damiani. Bentornato dinanzi alle telecamere di VendingTV.it, Nicola. Buongiorno a tutti e saluto tutti di Vending TV ovviamente. Oggi, ecco, allora, intanto diciamo che a ogni edizione siete qui per rispettare una tradizione che è quella di garantire ai vostri clienti la costanza nella qualità. Siete cresciuti tantissimo, non solo in ambito nazionale ma anche internazionale, e a ogni edizione non mancano le novità. Che cosa presentate quest'anno? Beh, intanto buongiorno a tutti. Le novità di quest'anno per questa edizione del Venditalia, in questa kermesse di Milano, non potevamo mancare, come giustamente dicevi Fabio, assolutamente per noi che comunque la distribuzione automatica ha una tradizione lunga nella storia, e quindi noi ogni due anni ovviamente siamo qui a disposizione di tutti e per presentare delle novità. Al centro del nostro nuovo stand, come potete vedere, abbiamo presentato in maniera ufficiale il nostro Pipas. Pipas è un nuovo prodotto che comunque abbiamo lanciato in due formati, il Maxi e il Mini, proprio per tutte le esigenze dei gestori e dei nostri consumatori ovviamente. Si tratta del Pipas che parla italiano, come c'è nella pubblicità, perché abbiamo reso questo prodotto in maniera più adatta a quello che è lo stile di consumo di noi italiani, e quindi il fatto stesso di essere di nostra produzione ci dà la possibilità di averne fatto un prodotto vicino a quello che sono i nostri stili di consumo e naturalmente di gradimento per il mercato italiano. Ovviamente non è la sola novità, perché intanto perdonami, io ti interrompo, perché il Pipas, il prodotto di cui stiamo parlando, è proprio alle tue spalle. È proprio alle mie spalle, e qui mostriamolo. Ti faccio vedere quello che anticipavo, i due formati, 50 grammi, sono lingue croccante con semi di girasole, 100% italiano, e con la possibilità di essere monospirale e senza olio di palma. L'olio di palma noi l'abbiamo tolto da tutte le nostre ricette, e per rendere più gradevole questo prodotto, anche un po' più leggero rispetto a quella della versione originale, in termini storici, per essere un prodotto italiano ha bisogno di connotati italiani nel gusto, e questo è il formato mini da 35 grammi per venire incontro ad esigenze di macchinabilità, soprattutto per quanto riguarda l'altezza, ma è sempre nell'area del finger food, e quindi un prodotto mini per essere gustato e portato alla bocca direttamente con questo formato speciale. Non dimentichiamo che voi siete qui anche per ribadire la vostra leadership, in quanto questo segmento di mercato l'avete praticamente creato voi una ventina di anni fa. Assolutamente, ed è anche il motivo per cui ad ogni manifestazione di Venditalia Forno Damiani c'era e ci sarà sempre anche nel futuro, perché comunque rimane il core business e la lunga tradizione di questa azienda, e lo è ancora e lo sarà per sempre. E anche nella presentazione di questi prodotti volevo non solo ribadire la nostra presenza, che è obbligatoria per la storicità dei nostri rapporti, per la nostra distribuzione sia numerica che ponderata in tutta Italia, e per quello che ci siamo conquistati in termini di affidabilità, serietà commerciale, e soprattutto il fatto di fare dei prodotti che viene incontro alle nuove esigenze di tutti i consumatori in un mercato che comunque evolve a velocità supersoniche. Sì, ma voi vi evolvete continuamente, fermo restando i prodotti che vedete alle nostre spalle, che sono quelli che hanno fatto la storia, cari amici, sono le croccantelle, i crostini, le schiacciatelle, loro sono proprio gli inventori di questo formato, tutti gli altri piano piano
si sono aggiunti aggregati, hanno fatto copia e incolla tutto sommato, ma il copia e incolla non è mai come l'originale. Assolutamente sì, è comunque nostro onore il fatto di aver fatto ecco, un'azienda di riferimento nel segmento del, in generale, degli snack salati, in particolare dei sostitutivi del pane, e ci fa molto piacere che poi alla fine, quando si ha una storia di successo, ad averla scritta in maniera ben chiara, quasi scolpita nella pietra, di avere poi di essere diventati anche riferimenti per la concorrenza, di venirci dietro naturalmente dopo qualche anno, perché fare i nostri prodotti o imitare, cercare di imitarli non è sempre banale, anzi è sempre più complicato, e ci fa piacere perché, come tutte le grandi aziende, hanno il dovere di fare una novità e poi per i follower di seguire con un'operazione di copia e incolla, per usare il tuo linguaggio informatico, di avere, e ci sprona di più per avere sempre stimoli importanti per andare avanti. Beh, diciamo che intanto andare avanti è il vostro must. Il copia e incolla è un termine di tipo telematico applicato dalle nuove generazioni a tutto quello che accade, e per parlare, per restare in argomento e dunque parlare un linguaggio molto al passo con i tempi, se vogliamo, diciamo quello che tu mi suggerivi poco fa, ovvero che voi siete arrivati al Forno Damiani 3.0. Che cos'è? Beh, è un progetto molto ambizioso in funzione del fatto che siamo quasi alla vigilia del varo di una presentazione ufficiale che ci sarà prima dell'estate, che abbiamo voluto dedicare a un segmento di prodotto nell'ambito della nostra architettura di gamma e in generale studi del pane, proprio della schiacciatina. La schiacciatina New Age, quindi nuova generazione, 3.0, tanto per rimanere nel linguaggio digitale, passami il termine, significa che presenteremo un'innovazione di prodotto veramente molto importante, questa volta di un prodotto tipicamente italiano, ma dalla versione che fu nei tempi molto circoscritta da un punto di vista geografico, parliamo della schiacciatina classica di 30 anni fa. Adesso lanceremo sul mercato questa versione 3.0, che sarà un'innovazione profonda, di cui non voglio svelare, perché non voglio svelare i dettagli in funzione del fatto che stiamo sul lancio imminente, e poi per fare anche un po' a mia volta la pubblicità ai mezzi di comunicazione dedicati al nostro canale, sicuramente usciremo sulle copertine di Vending News e nelle pagine pubblicitarie che accompagneranno il lavoro di mostrare il prodotto a tutta la nostra organizzazione commerciale. Quindi saremo direttamente a casa di tutti i gestori per avere la serenità di poter vedere questo nuovo prodotto che dedicheremo alle schiacciatine, con un brand assolutamente originale e soprattutto di avere la possibilità di poter gustare questa nuova generazione di schiacciatine. Però non svelo altro, perché ci sono dei microfoni nascosti. Ecco. E allora noi attendiamo con ansia l'uscita di questa iniziativa, di cui naturalmente daremo immediata divulgazione attraverso vendingnews.it e la Vending Newsletter, che è, diciamo, la più diffusa, perché viene spedita a 55.000 indirizzi nel mondo. Ci sono 55.000 persone, caro Nicola, che sono abbonate al nostro servizio di news via email, e dunque ne saprete di più prestissimo appena voi ce ne darete comunicazione. Nel frattempo ti do modo di salutare gli amici di vendingtv.it e io rubacchio uno dei vostri prodotti di cui vado matto, che è il crostino con prosciutto, al gusto prosciutto, che, credetemi amici, è una prelibatezza, una di quelle cose che veramente, a cui non si può dire di no, una vera tentazione. Grazie per avermelo donato. Assolutamente, è un piacere, e comunque voglio passare un saluto con un arrivederci, proprio in funzione del fatto che tra poche settimane
riceverete la visita da parte della nostra rete commerciale per questa big news relativamente a una rivoluzione sul mondo delle schiacciatine. Sarà una vera sorpresa. Bene, e noi nel frattempo ve ne daremo conto immediatamente appena potremo ricevere il materiale da potervi divulgare in tempo reale, affinché possiate poi gradire e gustare prima la visita del rappresentante e poi il nuovo prodotto, che non è questo. Questo è stato gentilmente donato dal signor Nicola Centra, direttore generale di Eurosnack. Ti ringrazio Nicola, saluta pure gli amici di VennyTV.it. Saluto a tutti gli amici di Vending TV e un arrivederci prossimamente non solo su questi schermi ma direttamente nei vostri uffici con la presentazione ufficiale di tutte le nostre novità. A presto. Bene, e io vi preannuncio che prossimamente Vending TV in tour sarà anche presso gli stabilimenti di produzione di oltre 10.000 metri quadrati della Eurosnack SRL, la proprietaria del marchio Forno Damiani, e quindi 18.000, non sono, ho detto oltre 10.000, sono 18.000, sono tanti, perché veramente insomma li vedrete poi attraverso la nostra telecamera. Io continuo nel frattempo, non prima di aver fatto una pausa, con uno steak gentilmente donato dal signor Nicola Centra. Voi non andate via, perché abbiamo ancora tantissimo da presentarvi.